Siamo sul rischio di giungere a un punto di non ritorno, perché finora abbiamo parlato se la guerra ci sarebbe stata o non ci sarebbe stata in Europa. Adesso da 2 giorni abbiamo questa dichiarazione ufficiale del presidente Macron, che è il capo della Francia, di uno dei più grandi paesi dell'Europa, che dice che vuole condurre gli eserciti a combattere in Europa contro la Russia per sconfiggere la Russia e difendere l'Ucraina. Ciao, voglio. Oggi velocemente vi voglio parlare della zona comfort. La zona comfort diventa una zona avvolgente, coinvolgente, ma allo stesso tempo ci sopprime, perché è la nostra prigione. Può sembrare strano, ma è così. Erroneamente crediamo che le nostre comodità siano la libertà. La libertà di possedere un qualcosa. Ecco, quando noi siamo con questa idea del possedere, siamo prigionieri della cosa posseduta, perché poi la cosa che si pensa di possedere la si deve mantenere a un prezzo, ok? La casa, l'auto e tutti gli oggetti materiali che ne derivano. Ma la vera prigione, la schiavitù è il lavoro. Il lavoro, da labor, significa proprio schiavo. Quindi donare, proprio regalare, letteralmente, 8 ore della nostra giornata al sistema, quindi al lavoro. Ma io vi chiedo, qual è il tuo valore? Qual è il tuo valore, quella paga giornaliera? Tu vali tanto? Davvero credi che tu vali così poco? 8 ore al giorno, 40 ore settimanali, 160 ore al mese. Per 11 mesi abbiamo oltre 1700 ore, tradotto oltre 70 giorni persi letteralmente. Per voi la vita non ha importanza, vero? Il valore che noi diamo a noi stessi è privarci del tempo. I soldi, il denaro va, ritorna, il tempo non ritorna più. Mettetevelo nella zucca. Molti hanno l'illusione di poter cambiare la propria vita, quindi migliorarla, facendo le stesse cose, quindi restando nella zona comfort, perché la zona comfort ha una serie di beni da mantenere. E quindi speriamo che facendo le stesse cose la situazione migliori. E allora cosa bisogna fare? Cambiare radicalmente, darci un taglio. È l'unico modo. La speranza è la cosa più avvilente di un essere umano che possa mettere in pratica, perché la speranza è attesa, vigile attesa che nel mondo accada qualcosa. Sei tu che puoi far cambiare le cose nella tua vita, nel tuo piccolo mondo. Naturalmente parlo per esperienza. Ho cambiato la mia vita? Sì, perché ho cambiato il mio mindset. Se cambio il mio mindset, posso cambiare vita. Come? Agendo, cambiando, dare un taglio radicale a tutto quello che ci hanno fatto credere. Purtroppo il sistema ci ha inculcato questo parametro. Per vivere devi lavorare per guadagnare denaro. Ma io vi sto dicendo da qualche mese che abbiamo riscoperto un sistema che è stato adottato dai Sumeri e poi concretizzato sino ad oggi dal popolo eletto, dove invece di lavorare per il denaro ci si può regalare letteralmente denaro. Non ci credete? Prego, continuate ad abbracciare la vostra zona comfort e che Dio ve la mandi buona. Lo so che tutto sembra impossibile, l'unica realtà solida e concreta è lavorare per il denaro. Ragazzi, la vita va avanti, il tempo lo perdete e l'unico rammarico che potrete avere un domani perché non ho provato. Ma non solo per questo che vi sto dicendo, per tutto quello
che concerne la vostra vita. Quando sarete sul letto, sul punto di morte, sarà troppo tardi e rimpiangerete tutto quello che non avete osato fare, ma vi siete limitati alla zona comfort. Vuoi informazioni? Scrivimi su Telegram, @ Pino Igienista Mentale. Ciao a tutti.